Allora, dunque, riprendiamo. Diciamo che questa mattina, volendo, gli argomenti sono stati forse toccati tutti nei vari interventi. L'aspetto che io volevo affrontare è un pochino quello che ha a che fare col discorso di transizione digitale e ambientale ed ecologica, dove non a caso vengono coniugati due aspetti, in cui la transizione digitale rappresenta il ruolo dell'innovazione tecnologica in generale, perché il digitale è sostanzialmente il sistema nervoso di tutte le forme di innovazione tecnologica ed è il sistema che ambisce a gestire la conoscenza, che quindi l'innovazione, la capacità di innovazione tecnologica del sistema capitalistico in tutte le sue forme, intendendo quindi tutti i regimi politici che sono bene o male unificati dentro un unico sistema economico globale. L'innovazione tecnologica quindi è lo strumento per affrontare la crisi ambientale e diciamo per sanare, questa è poi l'utopia che sta dietro al discorso della transizione digitale, sanare le contraddizioni fondamentali del sistema sociale. La pretesa del dispositivo digitale in termini generali, mettendo in questo tutte le tecnologie che via via si stanno sviluppando, sino a quelle che stanno sotto la definizione di intelligenza artificiale, cioè la capacità, se vogliamo, di autoregolazione del sistema, cioè di produrre autonomamente conoscenza. Ebbene, tutto questo sistema diventa un po' l'emblema di una sorta di razionalità del sistema. Quello a cui noi assistiamo è l'incapacità, in realtà, di questo dispositivo di produrre un sistema razionale, intendendo un sistema capace di non andare incontro alla catastrofe ecologica, climatica, un sistema che dovrebbe appunto sanare le proprie profonde diseguaglianze e contraddizioni, un sistema che dovrebbe impedire di collassare periodicamente nelle crisi finanziarie. Ora, già negli interventi di questa mattina, se non ricordo male, Franco Russo parlava della pretesa appunto di superare i limiti naturali del sistema con la capacità di produrre nuova materia, in buona sostanza, una sorta di circolarità infinita attraverso l'innovazione del sistema. Come già stato detto, anche il sistema digitale in realtà è un sistema che consuma materia. E consuma tra l'altro una quantità enorme di energia, proprio perché i sistemi in cloud, i sistemi che per esempio reggono il funzionamento dei network sociali a cui si attaccano miliardi di persone, consumano una quantità di energie assolutamente straordinaria. Non a caso sono stati citati i classici, diciamo, dell'ambientalismo, in particolare Gheorghescu e Röhgen, che fanno riferimento in particolare alla seconda legge della termodinamica, cioè in buona sostanza i processi organizzativi, diciamo, creano come sistemi di vita, cioè noi, ogni essere vivente è un processo organizzato che butta nell'ambiente l'entropia, il disordine, salvo che in un sistema ecologico, entro i suoi limiti, le varie specie, i vari organismi, le varie forme di organizzazione collaborano tra di loro.
e tra l'altro sono limitate dalle risorse disponibili. Se voi una foresta, un sistema ecologico, non si può riprodurre. Ok. Quindi in realtà i sistemi complessi che vengono creati in realtà sono creati per superare il limite delle risorse che vengono messe a disposizione. A fronte di quello che è il fallimento del sistema digitale come sistema di regolazione universale e di superamento, se vogliamo, delle contraddizioni, ci sta il fatto che, soprattutto a partire dalle origini, dalla fase poi più libertaria della creazione del sistema digitale, questo doveva essere, poteva essere e potrebbe essere un sistema di condivisione della conoscenza. Quindi dove non è il sistema, diciamo, automatico che ha una sua intelligenza interna che definisce la razionalità del sistema complessivo, ma è, diciamo, l'intelligenza, le capacità genericamente umane che usano il dispositivo come strumento e condividono la conoscenza. Noi abbiamo avuto i movimenti di inizio di secolo, il movimento dei forum sociali, ad esempio, che sono figli di una prima fase di esistenza della rete, che hanno vissuto e si sono collegati attraverso la possibilità di condividere informazione e conoscenza, inaugurando proprio anche un ideale di superamento della divisione delle culture. Quindi da una parte valorizzando le differenze e dall'altro permettendo la messa in comune delle conoscenze. Lo sviluppo successivo, non solo per le crisi economiche, invece dell'apparato digitale complessivo, ha tolto un po' di illusioni a questo, nel senso che l'utopia che diceva che il sistema digitale di per sé permetteva questo sviluppo, diciamo, democratico e partecipativo a livello globale, ha dimostrato che non è così, cioè ci vuole la forza dei movimenti in quanto tali che usano questo dispositivo, e su questo dispositivo c'è un conflitto globale. Da una parte i movimenti, dall'altra quelle che sono, diciamo, le grandi società, i big tech, quelle 5-6 società che hanno una certa forma, che in buona sostanza, usando un termine classico, hanno provocato quella che viene chiamata la sussunzione delle capacità di cooperazione e di ideazione. A questo punto, il sistema digitale, il sistema di innovazione, di cui ovviamente è stato fatto riferimento questa mattina a Schumpeter, a Marx, eccetera, è ovviamente il motore anche della trasformazione del modo di produzione. Questo modo di produzione, però, dicevamo, non supera le contraddizioni. Per dire, è di questi giorni il fatto che alcuni paesi, che ne sono Sri Lanka, che è un piccolo paese, abbia dichiarato il default, e si sta avvicinando il Pakistan, che credo abbia sui 200-220 milioni di abitanti, sta andando anch'esso verso il default. E quindi, come ben sappiamo, sono paesi che poi soggiacciono alle condizioni della Banca Mondiale e del Fondo Monetario. Quindi, nonostante le forme di integrazione che il digitale permette, teniamo presente che oggi il mercato finanziario globale vive a una forma che dipende dalla rete digitale complessiva, la forma del denaro e della moneta è una forma che dipende da questo. Nonostante uno dice, ma ci potrebbe essere una capacità di governo dei flussi finanziari in tempo reale, perché questo è possibile, la forma dell'economia è rimasta la stessa.
come dire, i paesi continuano ad andare in default, le differenze continuano a essere quelle che sono. In una serie di articoli pubblicati sul sito, sulla rivista online di Transform Italia, noi abbiamo analizzato il rapporto tra la tecnologia e la guerra, ad esempio, e gli sforzi fondamentali che sono stati fatti negli ultimi 20 anni, per esempio nell'uso dell'intelligenza artificiale, sono sforzi che sono stati prodotti all'interno del settore militare. Non solo, ma tutte le forme, tutte diciamo, le invenzioni, le nuove procedure che vengono realizzate sono double face: da una parte hanno una funzione militare, dall'altra hanno una funzione civile. Inoltre, la COP26 che si è svolta a Glasgow, dove voglio dire, il rapporto dell'IPCC, l'ultimo, come dire, descriveva il futuro della crisi ambientale come una catastrofe prossima, ha dimostrato come, nonostante la capacità di modellare i processi meteorologici e climatici di lungo periodo, cosa che è possibile solo perché esiste una capacità di elaborazione dei dati assolutamente straordinaria, è una capacità anche di raccogliere informazioni, cioè il mondo oramai è un mondo collegato a una rete di sensori dentro la vita sociale, dentro la produzione, dentro i fenomeni materiali, fisici, biologici. Ebbene, noi abbiamo una capacità di osservare, di descrivere, di prevedere assolutamente straordinaria. A fronte di questo però prevale la competizione, il conflitto tra i protagonisti della riproduzione sociale a livello globale. Quindi, se, per esempio, se si parla dell'uso del carbone dell'obiettivo del net zero, di quando i vari paesi arriveranno a livello zero di emissioni, ebbene, si arriva oltre il 2030, che doveva essere, diciamo, la cosa che la data cruciale. A seconda dei paesi, vedi l'India che non può fare a meno del carbone, si arriva al 2040, al 2050. Quindi siamo in una situazione ovviamente aggravata adesso dalle conseguenze della guerra, dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, con tutto il livello di conflitto mondiale, più o meno virtuale, più o meno effettivo, che questo scontro ha assunto. E quindi la possibilità di governare attraverso anche, ripeto, una capacità di elaborazione straordinaria, il processo di trasformazione dell'economia mondiale, ebbene, tutto questo è finito. Quindi tutta l'utopia della transizione digitale sostanzialmente soccombe di fronte alle condizioni concrete della riproduzione sociale. Quindi non c'è nessun automatismo dentro il grande dispositivo digitale globale. Questo è è sostanzialmente la cosa che a me interessava dire. Poi i dati sono dati che sono a disposizione di tutti. Io invito a leggere anche gli articoli che stiamo producendo sul sito, perché portano avanti questa iniziativa. Un'ultima osservazione: nella situazione italiana in particolare, diciamo che la situazione italiana è una situazione stagnante. È una situazione dove anche la capacità di innovazione tecnologica è ridotta, eccetera. Ebbene, se noi è evidente come nella situazione italiana in particolare, se noi dovessimo dare uno scossone a quello che è il modello di sviluppo di questo paese, dovremmo partire indubbiamente non solo dai residui di capacità tecnologiche, perché oramai in gran parte questo paese è diventato, fa parte delle catene di subfornitura, no? Non abbiamo più, a parte forse l'occhialeria, voglio dire, per il resto siamo catena di subfornitura rispetto a... Come? È un po' di militare, adesso stanno discutendo se si deve fondere Leonardo, eccetera, se fanno il polo elettronico europeo, eccetera, perché appunto il militare resta trainante, però è evidente come la questione ambientale e climatica sia centrale, perché poi il nostro paese, che nel secolo
XIX qualcuno definiva, parlando di meridione, uno sfasciume pendulo, se non ricordo male a Giustino Fortunato, cioè una roba che crolla quando arrivano due gocce, poi purtroppo adesso le gocce stanno concentrate. Bene, questo paese in realtà è un paese che per le condizioni, si parlava appunto della grande trasformazione, credo ne parlasse Riccardo all'inizio, la necessità della trasformazione urbana. Sappiamo qual è la condizione della Valle Padana, che è una camera a gas per definizione, perché nessuno è riuscito a far saltare con le atomiche il passo del Turchino, come si diceva una volta, per vecchio progetto per creare un po' di una corrente d'aria che portasse un po' di fresco. Allora è evidente che il futuro di questo paese è assolutamente dentro la trasformazione complessiva, che non è solo piantare qualche albero, ma è il rapporto uomo-natura in senso generale che dovrebbe essere, soprattutto in questo paese, per la sua storia, per la sua conformazione e per la sua collocazione, dovrebbe essere il punto il punto fondamentale. Diciamo poi un'ultima cosa, la questione demografica. Questo è un paese che si avvia a un autunno demografico spaventoso, dentro ovviamente le condizioni sociali di stagnazione, e contemporaneamente però il globo ha superato da poco gli 8 miliardi e ci avvieremo rapidamente verso i 10. Quindi è evidente da questo punto di vista che la questione sociale, demografica, ambientale, tecnologica sono assolutamente legati, e se non c'è un protagonismo a questo punto dei movimenti sociali, culturali, politici in tutte le loro forme, dopodiché tutte le forme attuali non sono inadeguate, perché appunto anche l'estate dei movimenti che c'è stata all'inizio di questo secolo non è stata in grado di produrre un processo di innovazione sociale tale da durare. Quindi diciamo non esiste la bacchetta magica. L'ultima cosa da dire è che rispetto a quello che si diceva anche all'inizio, è evidente che la conoscenza si basa sull'esperienza, anche se, come dire, c'è una enorme conoscenza accumulata a disposizione. Come movimenti ambientali, io lavoro nella Valle del Sacco, voglio dire, che è un sito di interesse nazionale, e noi, chi fa l'attivista, come si diceva, io uso il termine militante, come è stato detto, perché questo è il mio passato, anche se oggi ci chiamiamo attivisti, veniamo definiti attivisti, è evidente che noi facciamo da mediatori dentro processi di apprendimento collettivi, e se non c'è conflitto e se non c'è lavoro di formazione poi si espande nel conflitto, ovviamente non c'è processo di nuova conoscenza. Però dentro il conflitto noi facciamo quotidianamente da mediatori di un'enorme conoscenza, laddove gli esperti, rossi, verdi ed esperti, chiaramente sono assieme, perché di conoscenza ce n'è tanto in questi decenni, la capacità di analisi c'è, la rete indubbiamente permette di arrivare rapidamente ad acquisire le conoscenze, e quindi è possibile produrre forme di cooperazione e condivisione di conoscenza assolutamente nuove, anche se io devo dirlo, l'orizzonte immediato non ispira l'ottimismo, ma a differenza di quello che si diceva stamattina, secondo me i conflitti, sia pure dispersi, non sono pochi ma sono tanti, solo che periodicamente tocca fare un bilancio e capire come si crea la rete. Forse di nuovo il momento, e l'iniziativa che stiamo promuovendo oggi vuole essere uno di quei momenti. Grazie.